CS in festa avrà luogo sabato appunto dalle ore 15 alle ore 18:30. Le attività chiaramente sono libere, però i campi allestiti sono un campo da calcetto dove si giocherà 4 contro 4, oppure per i bambini più piccoli anche 5 contro 5, date le dimensioni. Poi un campo polivalente dove svolgeremo attività di dodgeball dimostrativa, volley, mini volley e probabilmente anche di calcio tennis, dico probabilmente perché dipenderà anche da quello che vorranno fare i ragazzi, essendo attività libera, quindi vedremo anche al momento le cose che interessano di più, che piacciono di più. A quale fascia d'età si rivolge il CSI e quali sono le attività che avete in programma per la stagione 2016-2017? Sì, allora, come detto in precedenza, il CSI si rivolge a tutte le fasce d'età, quindi si comincia dai piccolini fino agli adulti più avanzati. Per quanto riguarda invece i programmi sportivi previsti per la stagione 2016-2017, diciamo, sono rivolti principalmente alla fascia di giovani. Abbiamo appunto programmato un campionato di calcio a 5 giovanile, quindi under 16, under 14, under 10 e under 12. Queste sono le fasce, diciamo, di età interessate. Poi penseremo a primavera anche a un campionato per gli adulti, soprattutto oltre che all'Open e all'Over 40. Un bentornato di cuore e di testa, perché di una realtà così ne abbiamo bisogno. L'idea di aumentare tutti i percorsi formativi all'interno del mondo sportivo e educativi sono un bisogno che questa città ha, non solo questa, ma io parlo di questa, e quindi è un bentornato perché l'idea di rafforzare tutto questo è nelle nostre corde. Noi l'abbiamo detto fin dall'inizio, questo assessorato rispetto agli anni precedenti punta su tre aspetti. Una è la sicurezza dell'impiantistica sportiva, il rigore immediato su tutto quello che è il rispetto della legge. L'altro è il turismo sportivo, ma sopra tutti e due c'è sicuramente lo sport come elemento di educazione. Dobbiamo cercare il più possibile di avvicinare la gente ai valori quotidiani, quindi non solo, diciamo, l'agonismo sportivo portato all'estremo, ma cercare di far interagire tutti, quindi da tutte le fasce d'età, ma anche più deboli, cercando di far vivere lo sport proprio a 360 gradi.